Martina Drago è una blogger rivolese che racconta il territorio e il segreto per raccontare un territorio come questo, che è una città storica, una città in cui si è riscoperto il nebbiolo, il vino. Come si fa a raccontarlo ai giovani, soprattutto ai teenager? Ai giovani bisogna parlare con i social, quindi andare direttamente dal produttore, parlare col produttore, chiedere anche qual è la storia del proprio prodotto. Quindi tramite foto, tramite video interviste, che secondo me sono il metodo migliore per comunicare e diciamo avere più connessioni possibili. Quindi io quello che consiglio, soprattutto ai ragazzi giovani, è di andare e conoscere il proprio territorio, andare dai produttori e soprattutto di seguire anche sui social, perché tanti produttori adesso stanno cercando di avvicinarsi a questo mondo un po' digitale, e che io amo oltretutto e che cerco di spiegare tramite il mio blog di cucina e gastronomia. Ecco, non è facile passare dalla cultura della parola alla cultura dell'immagine, andare sui social, anche perché c'è un'evoluzione continua. Facebook ad esempio oramai è diventato il social degli anziani, o quasi. Sì, diciamo che ormai Facebook lo lasciamo un po' al passato, più per eventi, più per fotografie dei genitori, mettiamola così. Quindi adesso c'è molto Instagram, c'è TikTok, che dove vedo che tante aziende anche cercano di lavorare e mostrare le proprie qualità. Quindi adesso passiamo al prossimo social e speriamo che sia interessante.